Mahoney, più in fretta! Più in fretta di così, comandante Lazar! Attento! Non c'è tempo per stare attenti, questa è una situazione di emergenza! Pigia sull'acceleratore! Oh, frena! Siamo fritti, l'ingorgo delle 5. Gente, scusate, ma a me il traffico fa strani effetti, ad esempio questo. Non possiamo fermarci, Mahoney! Dobbiamo raggiungere subito l'ospedale, fai qualche cosa! Vogliamo salpare l'ancora, Jones? Sì, ammiraglio! Corazzata in transito! Ben fatto, marinai! Come va, Finnegan? Stai bene, non è vero? Beh, meno male. Accelera, Mahoney. Per il momento Finnegan sta bene, ma se dovesse improvvisamente peggiorare... Siamo arrivati, signore. Ecco il pronto soccorso. Qui sanno come curare. Speriamo, non potrei sopportare di perderlo. Ci mancano un paio di pinne per essere tanto amato. Oxa Mahoney, furto! L'allarme è suonato al laboratorio di ricerca spaziale. Correte subito, è un'emergenza! Un'emergenza. Il motore è ancora caldo. Si parte! Sì, il furto di questo microchip farà di me la spia più importante del secolo. Contiene i progetti di una sofisticatissima stazione spaziale orbitante. Gli scienziati americani sono dei veri geni. Peccato solo che i loro progetti cadano così spesso in mano alle spie straniere. Eh? Che succede? Sbirri, eh? Non ci voleva. Mr. Glitch farà la sua trionfale uscita. Questi aggeggi sono galattici. Già, roba dell'altro mondo. Ecco il ladro! Acciuffiamolo! Oh, oh! Ci ha acciuffati! Oh, no! Una camera a gravità zero! Ehi, attenzione! E tu, attento a dove metti i piedi, mi stai staccando il naso! Li ho conciati per le feste, non usciranno mai da lì. Apri quella porta, Jones! È quello che sto cercando di fare! Ehi, Jones, basta nuotare! L'ultimo che arriva è un carciofo! Mi hai battuto! Peccato che non sia tu il nemico, è l'uomo con l'impermeabile! Oh! Oh! Eccolo, è laggiù! Sbagliato, collega, era laggiù! Inseguiamolo! Oh! Quel cattivaccio ci ha bucato le gomme! Mahoney a tutte le auto, ci siamo persi il ladro! È alla guida di un'auto grigia, direzione River Street! Ricevuto, Mahoney! Ci precipitiamo all'inseguimento! Cosa c'è di meglio di una fuga in auto per portare a compimento il crimine perfetto? Ehi, ma questo non vale! Da dove sono sbucati fuori? Ti dichiaro in arresto e non opporre resistenza o userò le maniere forti, chiaro? Ma io sono innocente, vi dico, sono innocente! Laboratorio di ricerca spaziale, mai sentito parlare di nulla del genere. E allora come spieghi che il ladro aveva il tuo stesso cappello e il tuo stesso impermeabile? Probabilmente si trattava di un uomo con il mio stesso elegante gusto nel vestire. Mahoney, oh Jones, vi ringrazio per quello che avete fatto. Voi avete salvato la vita al mio amato pesciolino. Ah, è stato un piacere. Adesso sta meglio? Certo, i dottori gli hanno prescritto una cura, tieni. Due pillole al giorno in un bicchiere d'acqua, ma ormai è già sulla via della guarigione. Allora, Mahoney, il colpevole ha già confessato? Non ancora, capitano. Nega ostinatamente, ma sappiamo che è lui il ladro. La sua auto era pulita. Già, non si può arrestare un uomo perché la sua auto è pulita. Non è proprio questo, comandante. È che può arrestare un uomo senza prove.
Portate subito costui di sopra e perquisitelo! È tutto inutile, capitano. Non troverete niente. Sono pulito come un angioletto. Con tutti i furfanti che ci sono in giro, voi siete andati ad arrestare un innocente! Oh, date sempre retta al vostro capitano. Lui è una mente. Le porgo le mie più umili scuse. Questi due incapaci devono averla scambiata per qualcun altro. D'accordo, pazienza, ma che non si ripeta più. La prossima volta che arrestate qualcuno, cercate anche le prove! Prove o no, quel tizio non mi convince affatto. Zaid, Switchak, non perdete di vista Mr. Glitch. C'è qualcosa che non va nel suo profumo. Dobbiamo assolutamente riprendere il microchip dallo stomaco di quel pesce. Ho promesso di consegnare i piani segreti per dopodomani. Hai capito, Cratchit? Perciò dovrei darti molto da fare. Io? Certo. Entrerai nell'ufficio del comandante Lassar, prenderai il vesciolino rosso e lo porterai subito da me. Perché devo farlo io? Non potresti andarci tu? Mi conoscono e poi sono il capo. Vai, Cratchit! Ehi, Zed! E se lo seguissimo per prenderlo con le mani nel sacco? Chichito! Lo arrestiamo mentre sta rubando il pesciolino! E poi lo faremo confessare e prenderemo quattro fave con due pesci! Oh, ecco l'ufficio del comandante! Il pesce dovrebbe essere qui! Missione compiuta e ora via a gambe levate! Ti sai, Manigoldo, ti abbiamo preso con le mani nella vaschetta! Quello che il mio collega voleva dire è che sei in arresto! Non dire gatto finché non l'hai nel sacco! Maglia la boccia! Da qua è il pesce del reato e cioè il corpo! Ma con aiutarti! Smettila di ondeggiare! Switchak, da che parte stai? Dobbiamo salvare quel pesce! Prendiamolo! Oh, troppo tardi! È andato giù nel buchino! Ho una notizia per voi, sbirri! Me ne vado anch'io! Poverino, starà scendendo le tubature! Chissà, forse possiamo ancora salvarlo. Tu ne capisci di idraulica? Moltissimo, ma sbrighiamoci prima che torni il comandante. Trovato? Ma che... È la fine della nostra carriera. Abbiamo perso il ladro, il microchip e il pesciolino del comandante. Tranquillo, amico, prendo in mano la situazione. Ehi, pesciolino del comandante! Torna a casa, ci manchi tanto! Switchak, prendi in mano tu la situazione. No, mi dispiace. Non voglio essere io a dire al comandante che il suo Finnegan è perduto per sempre. Oh, il mio Finnegan, perduto per sempre. Oh no, non posso crederci. Non era mai uscito di casa prima d'ora. Cosa farà? Tutto solo nella metropoli? Si sentirà come un pesce fuor d'acqua. Non tema, signore, lo troveremo. Certo, dopotutto non si tratta che di una banalissima operazione di ricerca. Che cosa ci vuole? A trovare un pesce in una città così grande? Ci sei fatto con le parole. Su, non faccia così. Troveremo Finnegan a costo di setacciare le fognature della città. Puoi starne certo. Ritroveremo quel pesce a costo di setacciare le tubature dell'intera città. Sei sicuro di te? Hai un piano, Mr. Glitch? Certo, io ho sempre un piano. Questo rivelatore è in grado di individuare le vibrazioni elettroniche prodotte dal microchip. Capito. Ci indicherà il microchip e ci porterà dritti dritti dal pesciolino. Precisamente. E adesso, Cratchit, andiamo a pesca. Ci divertiremo un mondo. Ascoltate tutti. Il professore ha un piano. Guardate, questa è la mappa dettagliata degli impianti idraulici della metropoli. È il caso Finnegan dal tubo di scarico di Lassar. Abbia voltato a sinistra, ora si troverà qui all'imbocco della 12ª. E nel caso abbia voltato a destra, ora sarà nella diga.
Sì, precisamente. Nel caso abbia tirato diritto, invece potremo trovarlo con una probabilità su 1.400.005. Speriamo che non abbia tirato diritto, allora. Già, speriamolo. Come ci dividiamo il lavoro? Ux e Aitawa cominceranno a cercare da sinistra e sarà una ricerca subacquea. Grazie per averci dato le bombole. Per non escludere anche la peggiore eventualità, ho escogitato un piano d'emergenza. Vi presento il pesce cane, bello, vero? È abile e lesto nella ricerca subacquea ed è dotato di un fiuto eccezionale. Può distinguere qualsiasi odore. Il pesce cane troverà il pesce d'oro e io lo seguirò nella mappa grazie ad impulsi nel collare. Fiuta l'odore della preda, pesce cane. Ed ora trova quel pensiolino. Callahan, Tackleberry, voi seguirete via radio le indicazioni del professore. In caso di novità, avvertite subito. Nel frattempo, Ux e Aitawa inizieranno le ricerche subacquee. Ricordate, ragazzi, non è una pesca di beneficenza. Quindi diamoci sotto, capito? Proctor, dove sei, Proctor? Agli ordini, Capitano Harris. Ma dove sono andati tutti? Dia un'occhiata al cartello. Siamo a pescare. Prego, dopo di te, Aitawa. Mi butto, allora. Sto arrivando! Oh! È stato un bel tuffo, non riuscirò a fare altrettanto. Beh, l'importante è trovare l'acqua. Oh, ci spero tanto! Nessun segno di pesci, Lux. Dobbiamo avere pazienza, Aitawa. Proverò a chiedere aiuto al professore. Aspetta. Forse ci siamo! Pesce in arrivo! Fate attenzione! Ehi, Ux, là, guarda! Non è il pesciolino del capo? Direi di no! È un coccodrillo con tanto di denti! Oh, mi spiace, ma come ti sei permesso? Non si mangiano le radioline delle signore! Oh. Ehi, adesso come facciamo? Senza guida non troveremo mai il Finnegan! È veramente sicuro che stiamo seguendo il segnale giusto, professore? Sì, non c'è errore. Il pesce a cane si trova esattamente sotto di voi. È andato 50 gradi a sinistra. Ricevuto, signore. Mi piace come ti muovi, Tackleberry. Grazie, Callahan. È andato a destra, 20 gradi a destra. Meno male che siamo in aperta campagna, posso guidare tranquillo. Le condutture della città confluiscono tutte in questa enorme diga artificiale. Il pesce arriverà qui per forza. Dopo averlo localizzato, però, dovremo anche pescarlo. Non ti preoccupare, uso una buona esca. Non mi preoccupo affatto, anche perché ho un metodo più rapido. Faremo saltare tutto per aria. È più facile trovare un pesce in una diga artificiale dove non c'è neanche una goccia d'acqua. Ma se la diga salta in aria, l'intera città verrà inondata. Che mi importa, Cratchit? Che salti la città. Se vuoi farti una frittata, dovrai pur rompere qualche uovo. E a me piacciono le frittate, non so se mi spiego. Ecco, se non ci sono dubbi, i due pesci si trovano nella diga artificiale. Non possono essere altrove, assolutamente, altrimenti mi licenziano. Non si preoccupi, professore. Siamo sul posto. Diamo subito un'occhiata. Ok, Mr. Glitch, l'esca è gettata. Ah, la pesca è il mio hobby preferito. Oh, oh. Che cos'era questo rumore? L'hai capito? Sì, ora te lo rifaccio. Oh. Si è aperta una crepa nella diga! Rifugiamoci nell'auto! Oh, aiuto! Tieni la destra! Oh, è una parola! Oh, ci siamo arenati! Stavolta abbiamo proprio toccato il fondo. Maoni, guarda! Il pesciolino del comandante! Deve essere lui! Dietro c'è il pesce cane del professore! E abbiamo perso ci il pesce! Siamo disarenati. Ma non importa però! Tiriamoci fuori dai guai! Maoni chiama tutte le unità! Allarme! Allarme rosso! Qui parla Calla, Maoni! Le acque della diga stanno minacciando la città! Io avevo un vago sospetto! Siamo nell'acqua fino al collo! Dovete fare qualcosa! Hai qualche idea, Maoni? Che ne dite di costruire una diga tutta nuova? Ok, Maoni, vuoi una diga nuova? Ti accontento subito!
Missione compiuta! Bene, completiamo l'opera! Ok, Tackleberry, tirale su! I due piedi piatti in automobile se la sono cavata, Mr. Glitch. Ma meglio per loro, Cratchit. A noi interessa solo il pesce con il microchip e il rivelatore dice che è ancora da queste parti. Tieni gli occhi spalancati. Dobbiamo trovarlo prima di quegli sciocchi piedi piatti. Eccolo! È laggiù, sull'orlo della cascata! È scomparso in un gorgo! Abbiamo ancora una possibilità, seguimi. Ho un piano infallibile per toglierci dai piedi quei due ficcanaso. È l'unico sbocco, i due pesci dovranno passare per forza da qui. Quando passeranno io prenderò il pesce d'oro, giusto? Giusto, il pesce cane del professore avrà altro a cui pensare. Perché Cratchit il pesce cane inseguirà il pesce gatto, lasciando perdere il pesce d'oro. E questo confonderà i poliziotti, non sapranno più che pesce pigliare. Neanche io lo so più adesso. L'ho preso! Ce l'ho fatta! Non riesco a crederci! Bene, e adesso non ci resta che togliere il microchip dallo stomaco del pesciolino in tutta tranquillità. Tanto i nostri amati piedi piatti seguiranno quella falsa pista. Li vedo, ragazzi, si stanno dirigendo verso il ponte. La situazione è ormai sotto controllo, non possono più sfuggirci. Sentito il professore? Non possono più sfuggirci. Sbrighiamoci, questa storia deve finire. Sono caduti nel trabocchetto, non c'è pericolo, possiamo andare. Direzione albergo, là cominceremo ad operare. Un piccolo buchino e il microchip tornerà nostro. Non vedo l'ora, la chirurgia è sempre stata la mia passione. Frana, il pesce non c'è più, è scappato dal finestrino. Finnegan, dove sei? Rispondimi. Torna a casa, ti prego, non posso più vivere senza di te. Ti riempirò di mollica di pane, torna, ti prego! Eccolo là, dobbiamo prenderlo, Cratchit. Ti penso io! Oh, mio piccolo Finnegan! Prego il cielo affinché ti faccia tornare da me! Ehi, ma cosa... Finnegan, finalmente sei tornato! Ah! Ci sei, Mr. Glitch! Non è ancora detta l'ultima parola! La diciamo noi, Hightower? La vostra carriera di ladri di pesce è finita! In alto le piglie! Visto che ce lo chiedete così gentilmente, seguiamo l'ordine. Ah, sapessi come sono contento di rivederti, Finnegan! Mi sei talmente mancato! Comandante Lazar, ma temo di avere alcune... cattive notizie. Noi del laboratorio di ricerca rivolgiamo indietro il nostro microchip. Ma voi volete dire, volete operare, volete aprire il mio Finnegan? Sì, vogliono dire proprio questo. Mi dispiace, dovrai venire con me. Protesto vivamente, tutto ciò è contrario all'ittica. No, non potete farlo, vi prego, mi spezzate il cuore! Non si disperi, il professore ha trovato una soluzione. Proprio così, basterà usare una fotocopiatrice opportunamente modificata. Perché operare il pesce? Non ce n'è bisogno, se si può fare una copia del microchip. Ok, comandante, lasceremo in pace Finnegan, questo è sufficiente.